Ciao, sono Giulio ed eccomi di nuovo alla guida della mia Citroen C4, facendo retromarcia. Allora, vediamo oggi di cosa parliamo. Mettere l'aria condizionata, va. Siamo al minimo. Allora, voglio ancora collegarmi un po' al discorso dell'altra volta, più che altro sulle batterie, sulla ricarica, dato che mi ritengo un po' esperto sulle batterie. Non tanto quelle per le auto, ma in generale proprio ioni di litio, un po' di tutto. Poi ovvio, il funzionamento è quello. Allora, io attualmente a casa sto utilizzando il caricabatterie, quello che danno di serie, con questa Citroen C4. E, va solo a 1,8 kW, non c'è scelta. Anzi, in realtà è anche un po' meno, perché ho collegato un misuratore d'energia sulla presa per controllare appunto quanto vado a consumare, anche se poi in realtà spesso utilizzo il fotovoltaico e quindi i consumi sono relativi. Però giusto per curiosità vedo quanto vado a spendere caricando a casa. Se poi in realtà non spendo, va bene, comunque. E quindi carica realmente va a 1,760, dipende, poi un pochino si autoregola, ho visto che variava da 1,670 a 1,750 circa la carica, più o meno così. Mi sto muovendo per poter fare la colonnina, per poterla aggiungere, perché il fotovoltaico l'ho installato prima del Covid, quindi questi bonus 110 non esistevano. Io sto pagando il fotovoltaico al 50%, perché comunque detraggo dalle tasse ogni anno per 10 anni, le solite cose. Però all'epoca, per una questione appunto di prezzi, non ci pensavo minimamente, né alla colonnina né alla batteria. Invece adesso sto cercando di muovermi in tal senso per poterla aggiungere. Ma la colonnina in realtà mi serve solo per sicurezza, per avere una maggiore velocità nella ricarica, perché poi realmente, e questo è un consiglio, se avete la possibilità di ricaricare lentamente, fatelo, perché queste batterie è meglio caricarle lentamente. Noi facciamo pochi chilometri al giorno, tranne il fine settimana e tra girarelle, oppure casi eccezionali che viaggiamo un pochino più in là, a parte in quei casi appunto che siamo fuori casa. Però se uno sta a casa e fa pochi chilometri durante il giorno, consiglio attaccatela anche sempre appena arrivate, e con una carica lenta. Siete all'85%? Attaccatela, arrivate al 95%, perché io a casa in questo momento non la sto portando al 100%. Uno, perché gli ultimi due, quindi dal 98% al 100%, ci mette più tempo, ma perché è normale che più tempo si fa per dire, magari mancano 20 minuti rispetto all'insieme di tutta la carica, e quindi io la stacco prima. Quando vedo che sta al 95, al 98, va bene, stacco, perché tanti chilometri li fai tranquillamente. È inutile caricare sempre al 100%, non è sempre buono nelle batterie, però la cosa buona è caricare lentamente. Se caricate sempre o quasi sempre lentamente, la batteria vi assicuro che durerà di più. Mentre se siete sempre in autostrada, ogni giorno, ogni cosa la caricate col fast, ad esempio col DC, quindi corrente continua, le batterie soffrono parecchio.
Perciò, se avete possibilità, va bene la colonnina, però mantenete anche la ricarica lenta. Tanto il prezzo è sempre quello, non l'installazione, intendo il prezzo del kilowatt. Se state a casa, se vi costa tot il kilowatt, vi costa la stessa cosa, eh? Solo che con la colonnina, a seconda della colonnina, 3 kilowatt, 6 kilowatt, a seconda del vostro contratto con il distributore elettrico, potete caricarla più o meno velocemente. Io adesso sono costretto a ricaricarla per forza col caricabatterie suo, ma sono contento perché va benissimo così, ci si abitua. Poi ho installato, ho fatto in maniera tale di installare la presa, una presa elettrica ovviamente a prova di acqua, di tutto quanto, con il cavo da 4 mm, ho fatto tutto un bel sistema. Appena parcheggiamo la macchina, che è semi coperta, mia moglie scende e prende, come se fosse un distributore, prende il cavo che è appeso al muro, collega, a posto, va ad attaccare il contatore fatto apposta, che ho creato apposta per il sistema di ricarica, quindi è separato dal contatore principale di casa, dal magnetotermico, dal differenziale di casa. Io ho aggiunto un altro differenziale magnetotermico sopra la presa dove va appunto collegato il caricabatterie della Citroen, in modo tale che se succede qualcosa si stacca quello, ma non si stacca in casa. Tra l'altro poi in casa ho aggiunto un riarmo automatico, perché mi capitava con magari fulmini, tuoni, pam, si staccava perché era troppo sensibile e allora mi staccava la corrente. Adesso col riarmo automatico, se non ci sono problemi nell'impianto, lui in automatico mi rialza il differenziale e quindi la corrente se ne può anche andare, ma poi ritorna. Poi ripeto, se c'è qualche problema reale si rialza più, se ne accorge e basta. Però questo è il sistema che uso io per la ricarica di quest'auto. E ovviamente in futuro io sto vedendo per poter collegare comunque una colonnina, perché vorrei comunque aggiungerla. Se magari mi trovo che abbiamo fatto tanti chilometri e mi serve l'indomani mattina, o la lascio tutta la notte accesa, oppure accesa, cioè attaccata al caricabatterie, oppure con un altro, con una wallbox, una colonnina classica, riesco a caricarla in meno tempo. Il senso della colonnina è quello. Però ricordatevi, e lo ripeterò sempre, più lentamente caricate una batteria e più tempo vi durerà, a livello proprio di tempo, di anni, si degraderà meno, proprio gli elementi chimici interni soffrono di meno e vi durerà molto più a lungo. Questo ve l'assicuro, non è una cosa che vi dico solo io, sono stati fatti esperimenti, test, potete andare a vedere da tantissime parti, ma è così, è proprio la realtà. E nelle batterie del futuro, quindi quelle che stanno progettando, saranno ancora meglio, quindi funzioneranno più a lungo e saranno più leggere. Quindi non spaventatevi dell'elettrico, siamo solo agli inizi, meglio, è da un po' che ci stavano pensando, solo che ora sono quasi costretti a far uscire questi elettrici. E parlando di ibridi, per esempio, l'ibrido è solo un escamotage che hanno trovato i produttori, questo ve lo dico io come parere personale, eh? Un po' ho letto in giro, però non posso mettere a mano sul fuoco, però a parer mio sono degli escamotage creati per poter abbassare il CO2 e quindi rendere le macchine più ecologiche. Però alla fine l'ibrido è bello, perché io volevo una plug-in, quindi non posso dire che sia brutto. Il problema è che c'è tutti e due i motori, e c'è sempre la manutenzione del motore termico. Le spese non sono raddoppiate, quello no, però comunque sono le solite spese del termico. Poi c'è una batteria da, ma parlando di plug-in, un 10 kW, comunque anche lei andrà
a deperire, diciamo così, a degradarsi, però sempre 8 anni, 160.000 km, da quello che mi ricordo, anche in quelle batterie, anche se sono più piccole, sono comunque garantite, e non è che un grosso problema, anche perché quelle servono più per dare una coppia o comunque per viaggiare un pochino in elettrico, quindi vanno bene così. Io ho preferito passare direttamente all'elettrico proprio perché un po' uno sfizio, perché quando ci capitava una cosa del genere, nel senso forse a 70 anni, 80 anni, non lo so, se aspetto proprio il mercato non avrei mai acquistato, non lo so. Diciamo ho speso un po' di più, però mi sono fatto l'auto elettrica. Vabbè, per questo video, diciamo questo piccolo video, per oggi è tutto, anche perché sono riarrivato a casa, ero andato un attimo a fare una commissione. Io vi ringrazio tanto per l'attenzione, mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Nei prossimi tempi posterò tanti altri video, e non solo delle auto elettriche, ma anche di quello che faccio. Potete guardare sul mio canale, appunto, faccio tante cose. Non sono fatte appunto per YouTube. Io faccio le cose perché sono cose che faccio io a casa, quindi mi metto e le filmo, semplicemente. Non è che le faccio apposta perché il canale ha bisogno di quel tipo, no. Compro una cosa, faccio il video e ve la mostro. Niente di che. Cerco di rispondere sempre a tutti, quindi tranquillamente scrivetemi. Anche se pensate in maniera diversa rispetto a me, tranquillamente scrivetemi. Io non sono un estremista dell'elettrico, del termico, di qualsiasi altra cosa. Sono veramente aperto di mente. Ho un'apertura mentale assoluta, quindi tranquillamente possiamo parlare di tutto quello che volete. Anzi, se voi avete informazioni, news diverse, qualche cosa a vantaggio o svantaggio dell'elettrico, in questo caso, almeno per quanto riguarda questi video, assolutamente scrivetelo, perché comunque sono notizie utili sia per me che per chiunque possa andare a leggere. Alla fine penso che questi social come YouTube debbano servire per aiutare la gente, dare informazioni precise, non fuorvianti o estremiste. Vabbè, io vi ringrazio tanto per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.